Questa cascata in questa stagione non è tanto piena d'acqua, in primavera è carichissima quando si scioglie la neve. Guardate che solco che ha fatto nella montagna. Non è una di quelle cascate famose, è senza nome, è una cascata segreta. Ciao ragazzi, cominciamo con una premessa nel faggeto. In questo video parlo 10 minuti, un quarto d'ora di un argomento che sui libri occupa un capitolo di quelli grossi. Per cui non si può imparare questi argomenti da questo video, eh? Questo video vi può servire in due casi, parlo di studenti, naturalmente. Può servire se avete fatto lezione su questo argomento e volete magari capirci qualcosa in più o rivedere le nozioni fondamentali. Oppure state per fare lezione su questo argomento e questo video magari vi serve per prepararvi, incuriosirvi e capire di cosa si sta parlando. Allora, non prendiamola tanto alla larga, partiamo da veramente come stanno le cose a livello microscopico, no? A livello di particelle. Tutto l'universo che ci circonda è fatto di atomi e gli atomi sono fatti sostanzialmente da tre tipi di particelle: i neutroni, i protoni e gli elettroni. Questi ultimi due hanno una caratteristica tra le varie altre che hanno, che è quella di avere una carica elettrica. In particolare i protoni hanno una carica positiva, mentre gli elettroni hanno una carica negativa. Ok? Gli atomi di tutti i tipi in pratica sono composti da un nucleo in cui ci sono le cariche positive e in molti casi anche le cariche neutre, che sono i neutroni. Attorno a questo nucleo diciamo che girano, per semplificare, gli elettroni, che sono molto molto più piccoli, sono molto lontani diciamo rispetto alla dimensione del nucleo e hanno una carica negativa opposta a quella dei protoni. Ok, questa caratteristica di avere una carica opposta è proprio ciò che tiene insieme gli atomi, quindi non stiamo parlando di cose poco importanti, diciamo, dal punto di vista dell'esistenza dell'universo, no? Quindi quando immaginiamo un atomo, per esempio prendiamo l'atomo più semplice che esista, che è l'atomo di idrogeno, dobbiamo immaginare proprio una pallina centrale, che è il protone di cui è composto il nucleo, attorno alla quale gira una pallina molto più piccola in realtà, che è l'elettrone, e insieme queste due particelle formano l'atomo di idrogeno, che è l'atomo più semplice perché è appunto numero atomico 1. Nell'insieme questo atomo si dice che è neutro, perché contiene una carica positiva e una carica negativa, e quindi qui scopriamo una prima particolarità di queste cariche elettriche elementari. Cioè, nonostante l'elettrone sia molto ma molto più piccolo di un protone, veramente è infinitesimale rispetto alla dimensione di un protone, la sua carica elettrica è uguale, anche se è un segno opposto, alla stessa intensità. Ok? Ecco perché quando in un atomo sono presenti lo stesso numero di elettroni e lo stesso numero di protoni, si dice che l'atomo è neutro. Quando un atomo, per esempio, perde un elettrone, viene meno questo equilibrio, no? A maggior ragione nell'idrogeno, in cui non ci sono proprio più cariche elettriche negative, ma anche un atomo in cui ci sono, per esempio, 60 protoni e 60 elettroni, appena viene meno un elettrone per qualche motivo, c'è uno squilibrio e l'atomo prende un nome di ione, è uno ione positivo in questo caso. L'altro caso in cui lo ione potrebbe essere negativo non è quello in cui si potrebbe pensare che perde un protone, no, questo non è possibile, no? È possibile, diciamo, la variazione della conformazione di un nucleo è possibile solo nelle reazioni nucleari, diciamo non proprio all'ordine del giorno. Invece quando un elettrone vagante per qualche motivo si attacca a un atomo, aggiunge la propria carica negativa e l'atomo diventa carico negativamente, diventa uno ione negativo. Quindi questo, tornando all'atomo di idrogeno, questo protone e questo elettrone convivono perché in pratica si attraggono. Questa è un'altra diciamo informazione molto importante: le cariche elettriche tra di loro esercitano una forza che si chiama forza elettrostatica. Questa forza si può calcolare con una formula, con una legge che vedremo più avanti.
in questo video. Bene, comunque le cariche quando hanno un segno opposto si attraggono, mentre quando hanno segno uguale si respingono. L'elettrone e il protone hanno segno opposto, si attraggono, quindi rimangono in qualche modo vincolati l'uno all'altro. Quando poi parleremo di corrente elettrica, vedremo che cosa può succedere agli elettroni oltre a rimanere attaccati a casa loro nel proprio atomo. Quindi, ricapitolando, fino adesso abbiamo scoperto che in natura esistono due tipi di cariche elettriche, chiamate positiva e negativa. Oltretutto, queste cariche elettriche tra loro esercitano una forza di attrazione se i segni sono opposti, di repulsione se i segni sono uguali. Ecco perché quando si strofina l'abiro di plastica sul maglione di lana si possono attirare dei piccoli pezzi di carta. Cosa succede in realtà? Succede che quando l'abiro di plastica viene strofinata è come se dal maglione di lana acquistasse degli elettroni, anzi in realtà lo fa veramente, cioè fisicamente sono proprio degli elettroni che dalla lana vengono tolti e si appiccicano sull'abiro. Come se io strofinassi l'abiro, anziché su un maglione di lana, lo strofinassi su un qualcosa che è stato appena verniciato di fresco, sicuramente l'abiro si colora di quel colore lì che io tolgo dalla superficie. Ok, il maglione di lana fa la stessa cosa, perde alcuni elettroni che si appiccicano sulla superficie dell'abiro. Siccome l'abiro è di plastica, e come vedremo in un altro video, nella plastica gli elettroni non riescono a muoversi, rimangono lì, quindi l'abiro in totale assume una carica negativa, perché ci sono degli elettroni di troppo rispetto ai propri atomi, no? Quando si avvicina l'abiro alla carta, la carta al suo interno reagisce, cioè gli elettroni che in pratica riescono leggermente a muoversi nella carta sentono l'avvicinarsi di questo abiro e sfuggono, si allontanano. Quindi se il pezzo di carta a cui si avvicina l'abiro ha degli elettroni in meno, naturalmente si carica in modo positivo e di conseguenza quel pezzettino di carta positivo verrà attirato dalla carica negativa dell'abiro. Ok? Qui c'è un fenomeno che si chiama induzione, cioè all'interno del pezzo di carta le cariche elettriche si sono spostate semplicemente per aver avvicinato un altro corpo carico. Questo si chiama induzione. Infatti quando si allontana l'abiro dal pezzo di carta gli elettroni automaticamente ritornano nella loro posizione originale. Però qui stiamo già un po' sconfinando nella corrente elettrica e ne parleremo un'altra volta. Invece quello di cui voglio parlare adesso è proprio questa forza elettrostatica, perché è una forza che rispetta una legge abbastanza semplice che si chiama legge di Coulomb, perché Coulomb è uno scienziato che ha studiato le cariche elettriche, tant'è che la carica elettrica proprio come grandezza fisica si misura proprio in Coulomb, indicato con la C maiuscola. Bene, questa legge in pratica dice che la forza tra due cariche è uguale a un rapporto tra il prodotto fra le cariche e la distanza al quadrato che c'è fra queste due cariche. Il tutto è moltiplicato per una costante che vale circa 9 miliardi, che serve, diciamo, per aggiustare un po' le unità di misura all'interno di questa formula. La cosa fondamentale è come è fatta questa formula. Al numeratore troviamo le due cariche moltiplicate fra di loro, quindi naturalmente sono entrambe direttamente proporzionali alla forza. Più sono intense le cariche elettriche, entrambe, e più sarà intensa la forza. Questo è abbastanza scontato. Oltretutto, fate caso a un particolare, basta che una delle due cariche Q sia uguale a zero e subito la forza si annulla. Perché? Perché ci sia questa forza, ci deve essere una coppia di cariche. Ok? La cosa più particolare è quel R al quadrato, cioè la distanza al quadrato emessa al denominatore di questa formula. Cosa significa? Che allontanando le due cariche la forza diminuisce, perché saranno più lontane fra loro e avranno più difficoltà, diciamo, a percepire l'uno la forza dell'altra. Però questa è una proporzionalità inversa, naturalmente, ma quadratica. Questo in pratica significa che se io raddoppio la distanza fra due cariche, la forza fra di loro diventa 4 volte più piccola. Perché se la distanza fosse, per esempio, 3 metri, avrei una forza. Se raddoppio la distanza a 6 metri, avrei una forza di un quarto. Perché 3 al quadrato fa 9, ma 6 al quadrato fa 36, ok? Che è 4 volte 9.
provare per credere, basta fare 2-3 calcoli e si scopre come funziona questa formula. Bene, c'è una formula molto ma molto simile, diciamo che la sua somiglianza crea qualche dubbio, no? Qualche perplessità, non perplessità, viene da chiedersi coincidenze? Non credo proprio, no? Perché la formula della gravitazione universale, quando poi la vedremo, vedremo che è praticamente identica a questa. Al numeratore sono le due masse e al denominatore c'è la distanza al quadrato, cioè funziona allo stesso modo. C'è un piccolo particolare: la forza di gravità non può essere repulsiva, almeno fino adesso non sappiamo se può essere repulsiva, perché le masse possono essere solo tra virgolette di segno positivo, mentre invece la forza elettrostatica può avvenire nei due sensi. Se riuscissimo a scoprire la forza di gravità repulsiva, diciamo che risolveremmo molti problemi. Parlando di forza di gravità, purtroppo bisogna ammettere anche qui, anche nel caso della forza elettrostatica, che non sappiamo perché esista la forza elettrostatica. Noi sappiamo come funziona, lo sappiamo anche abbastanza bene, sappiamo sfruttare tutti i meccanismi e le cariche elettriche talmente tanto che riusciamo a condividere un video su YouTube e vederlo su uno schermo del telefonino, ok? Ma non sappiamo proprio spiegare perché queste cariche si attraggono o si respingono, non lo sappiamo. Siamo bravi a capire come funzionano le cose, ma a capire perché ce lo deve venire a dire qualcun altro. Un ultimo particolare, direi molto importante, di questa formula è che la forza che viene calcolata è una forza che si dice reciproca, cioè è una forza che è sempre uguale fatta dalla carica A verso la carica B o dalla carica B verso la carica A. Cioè, se le cariche si stanno attraendo, la forza di attrazione sarà esattamente identica, ok? Esattamente come la gravità, tra l'altro. Nelle cariche elettriche anche la repulsione sarà identica. Anche se c'è una carica molto grande e una carica molto piccola, la forza di repulsione sarà percepita uguale da una o dall'altra. È una forza reciproca, del resto rispetta in pieno il terzo principio della dinamica, no? Perché dice il principio di azione e reazione, che dice che se un corpo A fa una forza su un corpo B, allora il corpo B fa una forza uguale e contraria sul corpo A. Chiudiamo vedendo le unità di misura di questa formula. Naturalmente una forza si calcolerà in newton. Perché esca in newton il risultato di questa formula, dobbiamo rispettare le unità di misura delle grandezze coinvolte. Quindi abbiamo delle cariche elettriche sostanzialmente e una distanza. Le cariche elettriche vanno espresse in coulomb. Allora, normalmente, siccome le particelle hanno una carica microscopica dell'ordine del 10 alla meno 19 coulomb, si utilizzano molto spesso i sottomultipli. Però nella formula va usato il coulomb, quindi o con notazione scientifica, quindi con la potenza di 10, o semplicemente spostando virgola a manetta, come se non ci fosse un domani, bisogna ottenere proprio i coulomb, no? Al denominatore dobbiamo avere dei metri, e anche il metro a livello di microparticelle non è molto comodo, perché naturalmente stiamo parlando di distanze molto ma molto più piccole di un metro. Anche qua converrebbe utilizzare la notazione scientifica. Tra l'altro, usando notazione scientifica sopra e sotto in questa formula, ed essendo capaci a semplificare le potenze di 10 coinvolte, diventa tutto molto ma molto più semplice. Quindi questa, se ancora non siete capaci, è proprio l'occasione giusta per imparare a usare i numeri in notazione scientifica nei vostri calcoli. Ecco il sole che va giù. Ormai tramonta molto, molto a sinistra, L'estate tramonta laggiù. E adesso che ormai le giornate sono corte, tramonta là. È andato. Ciao. E anch'io vi saluto, ragazzi. Ci vediamo per un'altra nuova ed esilarante avventura.